Maria Cecilia ed Antonella Teresa hanno rispettivamente 30 e 31 anni. Sono piacentine, la prima ha già preso i voti delle carmelitane scalze, la seconda ha compiuto il rito della vestizione. La loro giornata nel monastero di Via Spinazzi, che conta 15 sorelle, comincia alle 5:30 del mattino ed alterna momenti di lavoro e di preghiera. Loro due sono le più giovani, la più anziana ha 93 anni. Hanno scelto la vita di clausura, ma i contatti con il mondo esterno non mancano, si dedicano all'ascolto e alla solidarietà di chi bussa alla loro porta. Lo scorso anno il loro selfie per lanciare la preghiera della pace divenne virale. A Tele Libertà, insieme alla Madre Superiora, raccontano il loro stile di vita anche alla luce delle nuove tecnologie. Soprattutto i lavori, direi, di casa, perché appunto la casa ha le sue esigenze, il monastero ha le sue esigenze, la situazione della comunità ha delle esigenze, perché abbiamo delle sorelle anziane per cui hanno bisogno di essere accudite, per cui ci sono sorelle che si prestano a questo servizio. Poi la cucina, per cui ci sono sorelle che devono preparare il cibo, no? Preparare il pranzo, la cena, per cui direi è proprio, e dal momento che il tempo è spezzato, no? Perché abbiamo queste interruzioni con questi richiami alla preghiera, insomma dobbiamo gestire le cose in un modo bello e sereno. Anche noi abbiamo internet, anche noi abbiamo la posta elettronica, con quello comunichiamo. Abbiamo la televisione, praticamente non la usiamo, solo per alcune cose particolari, celebrazioni particolari, o guardiamo qualche film. E ci informiamo con i giornali, Avvenire, l'Osservatore, in primis, e poi durante la cena ascoltiamo il radiogiornale della Radio Vaticana. E ci sono tanti amici comunque che ci passano a trovare, che ci telefonano, e quindi diciamo che c'è anche un passaparola così con cui le notizie poi arrivano qui. Penso che un'occasione grande che ci offre il nostro stile di vita è il fatto di avere tempo per stare dentro le cose, e quindi ogni notizia, ogni persona che viene occupa spazio nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra giornata. E il silenzio ti permette anche di conoscere meglio te stessa e quello che di te non vorresti vedere, e quindi di capire anche le fatiche, le sofferenze degli altri, perché quello che vive la gente fuori non è diverso da quello che ho nel cuore io. E questo è preghiera, intercessione, essere uno e alla stessa tavola con tutti gli altri. Libertà dagli schemi, per cui davanti a renderti conto che esiste una possibilità di una via che corrisponda a quello che il tuo cuore desidera, provi a seguirla anche se ti sembra che non potresti mai farlo, ma la paura c'è all'inizio. E poi invece scopri che si può vivere secondo quello che il tuo cuore desidera.